amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Periodo d'oro, amici miei, per Cristiano Malgioglio, il cantante paroliere, sarebbe stato scelto per condurre un nuovo programma che andrà in onda nella prossima stagione televisiva sulle reti Rai. Per la prima volta, the first time, Malgioglio si troverebbe a condurre una trasmissione tutto da solo, in solitaria, nessuna spalla, nessun co-conduttore al suo fianco. Ma di quale programma si tratta? Ora vi racconto tutti i dettagli. Prima ovviamente vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti, mi raccomando. Seguitemi nel canale Telegram per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale. Ma veniamo a noi. Cristiano Malgioglio sarebbe pronto a tornare in TV con un programma tutto suo, tanta roba, eh? Stando alle indiscrezioni riportate da Il Giornale, il cantante potrebbe condurre uno show su Rai 3 del tutto simile a Raccontare comincia tu, il programma in onda in passato sulle reti Rai con protagonista la super compianta Raffaella Carrà. Ciao Raffaella, dovunque tu sia. Pare infatti che i vertici di Viale Mazzini abbiano intenzione di rispolverare questo format e riproporlo in una veste nuova già dalla prossima stagione televisiva. Si parla dell'autunno-inverno 2022, quindi subito dopo il termine dell'estate praticamente. La Rai avrebbe pensato di affidarlo all'eccentrico Cristiano Malgioglio, il quale, dopo aver partecipato a diversi programmi in veste di opinionista, ospite, giurato e chi più ne ha più ne metta, questa volta si troverebbe a guidare in solitaria uno show. Bella, eh? Bell'esame da superare. Ancora non c'è nulla di certo, comunque. Non si sa neppure il titolo di questo programma. Però, come è accaduto a Raccontare comincia tu, della Carrà, anche in questo caso il nostro super Cristiano dovrebbe accogliere nel salotto di casa una serie di personaggi vipponi per fare una chiacchierata in totale leggerezza. In attesa di ulteriori notizie su questo nuovo format, programma, chiamatelo un po' come volete, molte sono le novità che si stanno studiando in casa Rai per intrattenere i telespettatori nella prossima stagione televisiva. Praticamente sono sul piede di guerra, vogliono praticamente dargliele di santa ragione a Mediaset, chissà chi vincerà. Per esempio su Rai 2, detto fatto, verrà sostituito dalla nuova trasmissione condotta da Pierluigi Diaco. Sempre su Rai 2 debutterà Nei tuoi panni, programma condotto da Mia Ceran, o Ceran, che dir si voglia. Dunque, se le indiscrezioni riportate in queste ultime ore corrispondessero a verità, il nostro super cristianino, Malgioglino, avrà un ruolo decisamente importante nella prossima stagione televisiva. Ce lo vedremo praticamente in tutte le salse. Il cantante in questi ultimi anni è diventato una sorta di prezzemolino della TV italiana. Lo abbiamo visto al Grande Fratello VIP, prima come concorrente, poi nel ruolo di opinionista. Poi, proprio grazie al reality di Canale 5, il nostro super cristiano è tornato sulla cresta dell'onda. C'è stato un periodo nessuno parlava di lui, poi da quando ha fatto il GF è cambiato tutto. Ma il Malgioglio è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori che lo hanno poi seguito anche nelle successive avventure televisive. Dopo il GF VIP, infatti, il cantante è apparso in tantissimi programmi, sia come ospite che come giurato, e il pubblico non ha potuto fare a meno di affezionarsi sempre di più a lui. Eccola! Cosa c'è? Ah, piace anche a te Cristiano Malgioglio. Eh sì, ma come fa a non piacerti? Cristiano Malgioglio piace a tutti. Va bene, glielo dico. Ok, per chi fosse interessato, piace anche al mio gatto. Ok. Il suo modo di fare così frizzante, un po' stralunato, fa divertire i telespettatori, ai tempi comici giusti, ed è per questo che è riuscito a ritagliarsi nel tempo il suo spazio nella TV. Basti pensare addirittura che lo hanno voluto alla co-conduzione dell'Eurovision Song Contest 2022 al fianco di Gabriele Corsi. Bellissimo, mi è piaciuto il suo intervento. Resta da capire ora se la zia Malgi, così come viene soprannominato affettuosamente, riuscirà a reggere da solo il peso di un programma. Perché raga, un conto fa l'opinionista, il giurato, cioè praticamente essere in un contesto che prevede altri personaggi. Un conto è dover condurre tutto solo, soletto. Ma io sono convinto che ce la farà, sicuramente l'esperienza non gli manca, no? La Rai a quanto pare crede molto in Cristianino, visto che ha pensato di affidargli un programma, appunto, da condurre in solitaria. Solos. Resta da capire se questo nuovo show andrà in onda in prima serata, in seconda serata, oppure no. Vabbè, che dire, bisognerà aspettare ancora un pochino per scoprirlo, e tranquilli che appena ci saranno nuove notizie in merito, io sarò qui come una faina a raccontarvele. Ma la domanda è: come se la caverà il nostro Cristiano come co-conduttore tutto solo, soletto, a dover mandare avanti un programma magari anche in diretta?
Sono veramente curioso di vederlo. Sinceramente non riesco a immaginarmelo Cristiano come conduttore, ma il fatto che non riesco a immaginarmelo non significa che non sia in grado di farlo. Quindi sono veramente molto curioso di vederlo alle prese con questa nuova avventura televisiva e ovviamente gli auguro tantissima fortuna. Ma secondo voi fa bene la Rai a scommettere su Cristiano Malgioglio? Perché praticamente Cristiano, sì, è vero che è un prezzemolino della TV, se lo stanno contendendo un po' tutti, no? E alla fine lì chi vince, chi paga di più, ci sta. Comunque ragazzi, io sono veramente curioso di vederlo in questa nuova avventura. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, se vi piacerebbe vedere Cristiano Malgioglio appunto come conduttore di questo nuovo format o non ve ne può fregare di meno. Fatemelo sapere qui sotto con un commento, mi raccomando, commentate come se non ci fosse domani. Per il resto lo sapete, mettete un like sotto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, mi raccomando seguitemi su Telegram per non perdervi tutte le notifiche in tempo reale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, bedazzi.